germe della secolarizzazione, ammala l'ateismo l'origine sacrale dell'umanità. Movimenti di difesa di principi deviati che si mascherano con il nome dei valori, crescono nelle lune inospitali del relativismo etico, ma la potenza inattaccabile di Dio risponde con i suoi prodigi, manifestando la sua chiara santità nei luoghi terreni, ove il cielo è ornato con i fiori del paradiso, e le sue stelle danzano felici nell'eurimia del suo cuore. Nell'aria il respiro si purifica dagli affanni della vita, e il torpore delle percezioni del corpo risveglia le meraviglie sensoriali dello spirito, e in una perfezione di pace soave e di amore generoso e sconfinato.